Amici di Ti Amo Calciomercato, di calciomercato.it, naturalmente, ben ritrovati. Carlo Roscito, Riccardo Meloni, ciao Rick. Ciao Ciao Carlo, ciao a tutti, bentrovati. a tutti, non perdiamo tempo perché devono essere 10 minuti belli intensi. Parliamo di Juventus in questo contenuto, parliamo soprattutto di lui, uno che come sempre continua a far discutere quando non segna, quando segna. Quando la Juventus vince, quando la Juventus pareggia, quando la Juventus perde, quando la Juventus non gioca sempre, sempre Sì, no, praticamente, è pure quando protagonista stai assoluto, nazionale, si parla sempre di pure lui, quando stai sempre. nazionale, no? Ti Ecco, ricordi le no, quello è un parole? problema, no, quello è stato il problema, forse il più grosso di quest'anno in realtà, perché quelle dichiarazioni hanno incrinato il rapporto Vlahovic-Thiago Motta, cioè quelle dichiarazioni lì hanno un peso per ora nel presente e nel futuro di Vlahovic, probabilmente anche determinante, per cui è stata Vlahovic, complicata quella segni o non vicenda. segni, segno o non segni, Si stai parla zitto sempre di quando lui. vai all'estero, vai in Esatto, nazionale. non parlare. Vlaho vince, Vlaho vince, perché? Vlaho vince, perché la media punti della Juventus è una media punti alta, discretamente alta, quando c'è Dusan Vlahovic, una media punti invece molto più bassa quando non c'è. Quest'anno è così, 1,94 con Vlahovic presente, un punto di media con Vlahovic assente, ha solo pareggiato la Juve quando non c'era Vlahovic, però quest'anno il campione è un po' più ridotto. Se guardiamo la scorsa stagione, la Juventus nelle partite con Vlahovic, 2 punti di media, le partite senza Vlahovic, 1 punto di media, anche l'anno scorso. Per cui è un Uguale. giocatore che ti porta effettivamente quando c'è Vlahovic sono più punti per la Juventus Considerando attuale. tutte le competizioni, Rick, Sì, considerando siamo tutte le multistagionali, competizioni, non cioè, solo il sì, campionato, ok. Serie A e Champions. E quello che cambia anche sono i gol segnati a partita, cioè la Juventus con Vlahovic quest'anno fa 1,77 gol a partita di media. Senza Vlahovic 0,33, la media Ammazza. si abbassa. E l'anno scorso uguale, 1,5 di media con Vlahovic, 0,8 di media senza Vlahovic. Cioè veramente si sono abbassati. 0,33 è un 0,33 è disastro bassissimo. totale, cioè vuol dire che Non non segni mai, mai, segni che mai, segni cioè una volta ogni tre pochissimo. partite, Sì, che una volta segni in una tre volta ogni partite. tre partite, È una quello. media ridicola Quindi questo per senza dire Vlahovic. che secondo te è troppo criticato Vlahovic, No, esce no, allo cioè, ci scoperto, stanno le perché fai la critiche. grafica così? No, 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 ci stanno le critiche, secondo me sono anche giuste. In alcuni casi diventano eccessive su determinati aspetti, ma quello che esce fuori è che Vlahovic in questo momento è troppo importante per la Juventus, cioè è fondamentale per la Juventus, Dusan Vlahovic. Non si può pensare a una Juve senza Vlahovic oggi, attualmente, con il mercato chiuso. Il mercato aperto è tutto un altro discorso. Per la Juventus dell'anno prossimo, la Juventus stessa sta pensando a una Juve senza Vlahovic, perché a questo punto l'obiettivo di tutti è separarsi al termine della stagione. Paradossalmente, se dovesse arrivare un'offerta importante a gennaio, la Juventus ascolterebbe e accetterebbe quell'offerta già nel mercato di gennaio. Addirittura, Sì. ma senza neanche un attaccante di scorta, perché poi io No, volevo poi lo adesso compri. fare Poi gennaio lo compri, rompiballe eh? Poi gennaio lo compri. e dirti, vabbè, però è normale che sia così, che sia un uomo fondamentale dal momento in cui non ha Non c'è la riserva. un'alternativa. Quindi, se non gioca E anche Vlahovic, per cioè hai un quello, eh? Anche per attaccante, quello, sì. certo. Però lo cedi per fare cosa? Per prendere Zirkzee? Lo cedi e qualcosa devi inventare. Stiamo parlando ovviamente di uno scenario difficile, quello di cederlo a gennaio. Però, per com'è la situazione, prima cedi Vlahovic, prima risolvi un problema importante, perché la situazione Ma tu contrattuale lo sua la conosciamo faresti lo tutti. scambio Zirkzee Vlahovic? Sì, assolutamente sì. E non perché non sono un estimatore di Dusan Vlahovic, ma perché per quella che è la Juventus attuale, per l'allenatore della Juventus attuale, Zirkzee è molto più funzionale di Dusan Vlahovic. Il fatto è che non lo farebbe lo United in questo momento, lo scambio Vlahovic-Zirkzee, poi E i tifosi lo mai dire mai. farebbero, secondo te? I tifosi per me lo farebbero in questo momento, la maggioranza dei tifosi lo farebbe perché non è in un momento in cui è amatissimo Dusan Vlahovic. Eppure abbiamo visto anche il gol contro il City, un gol comunque pesante, e che lo porta ad essere con 22 reti il giocatore in Serie A che ha fatto più gol nell'anno solare 2024 di tutta la Serie A, per cui ha segnato più di Thuram, di Lautaro No, e poi nell'anno scusami, solare. aggiungo una cosa a suo favore. Io non sono un estimatore della primissima ora di Vlahovic, neanche della seconda e forse neanche della quinta, però nel 2024, giusto, parliamo dell'anno solare Sì. 2024, Vlahovic nella prima metà non ha avuto neanche le coppe. Ci sono stati calciatori che hanno anche giocato la coppa l'anno scorso, nella seconda parte di Sì. stagione,
e quest'anno Sì, ha giocato anche meno da partite. agosto a dicembre, quindi ha giocato anche meno partite rispetto a tanti altri, perché la Juve non aveva le competizioni infrasettimanali l'anno scorso. Sì, è arrivata in fondo in Esatto. Coppa Italia e quei gol contano, soprattutto quello in finale contro l'Atalanta, però ecco, non ha avuto quelle 4, 5, 6 partite in Europa rispetto ad altri, perché la Roma arriva fino in semifinale d'Europa League, l'Atalanta arriva fino in finale, quindi diciamo è un dato da non sottovalutare. No, assolutamente non sottovalutare. Adesso il giocatore i suoi gol li sta portando, solo che ormai l'aspettativa su Dusan Vlahovic è un'aspettativa altissima. Cioè, se Vlahovic segna 20 gol in un campionato in Serie A, nessuno dice wow, grande stagione di Dusan Vlahovic, pure 20 gol in Serie A non sono pochi. Però da Vlahovic, per quello che è pagato, per quello che ormai sono le aspettative su di lui, se segna 30 la gente dice ok, 30 gol in Serie A, wow, grande stagione di Dusan Vlahovic. Altrimenti no, è difficile accoglierlo in maniera positiva. E il contratto suo diventa, mette la Juventus in una situazione difficilissima l'anno prossimo, che sarà l'ultimo anno di contratto di Dusan Vlahovic, quindi tu entri nell'ultimo anno di contratto, si abbassa il valore del cartellino, il rischio è quello di perderlo a zero al termine della stagione dopo, e nel frattempo tu lì lo devi pagare al massimo del suo ingaggio, cioè 12 milioni a Scusa, stagione netti, senza decreto crescita. Quindi lordo è un ingaggio enorme. quant'è la valutazione che fa, visto che prima mi hai sorpreso dicendo che la Juventus magari dovesse arrivare un'offerta già a gennaio, potrebbe pensare di separarsi dall'attaccante serbo anche in anticipo. Quanto vale Vlahovic per la Juventus? Per quale Anche cifra lo qui ti cede? dico, la Juventus è disposta a cedere Dusan Vlahovic senza guadagnarci nulla, quindi cederlo per quello che è il peso attuale di Vlahovic a bilancio, e stiamo parlando di Non sbalenza. 30-35 milioni. 30-35 milioni, la valutazione di Vlahovic attuale 30-35. è questa, cioè è bassissima. È È molto bassissima. basso. È molto basso anche Perché? perché Perché al si di là porta delle ultime stagioni quell'ingaggio è un classe 2000, eh? Classe là, eh? de... Eh sì, Certo. l'ingaggio pesa L'ingaggio tanto. pesa tanto, per cui la Juventus è disposta a cederlo senza perderci, quindi pagando il restante ammortamento che c'è, quello che è il peso a bilancio di Dusan Vlahovic. Questo è ormai l'obiettivo della Juventus. Poi tutto sta al mercato, perché la Juventus sono già 2 anni che cerca di vendere Dusan Vlahovic. Ha provato a venderlo l'estate prima, non c'è riuscito, con Massimiliano Allegri, con lo scambio con Lukaku. Questa Sì, estate vero. ci ha provato in maniera molto molto blanda rispetto al passato, perché già ci stava facendo tantissimo nel mercato estivo della Juventus, tantissime uscite, tante entrate, cioè è stata rivoluzionata la rosa in qualche modo. In attacco si è detto non è evidentemente il caso di fare qualcosa, anche perché non c'erano offerte, quindi te le devi un po' cercare tu. Adesso la Juventus è tornata a cercare compratori per Dusan Vlahovic, lo sta facendo. Se dovesse riuscire a gennaio, veramente ce lo prenderebbe in considerazione, ma il pensiero è quello di cederlo Solo poi piste in estate. estere, perché poi un ingaggio del Sì, genere solo chi piste può estere. permettersi? Il Milan Imprendibile in Italia. non No, ma si in avvicina, Italia no? è imprendibile, cioè, Idem, nessuno se lo permette. No, no. Ma sarebbe una follia per follia. chiunque. Quale squadra in Italia può permettersi di pagare 12 milioni all'anno, o anche 10, lo abbassi, fai 10 milioni Non lo all'anno so. una Guarda, cagata. t'avrei detto paradossalmente il Napoli con uno sforzo economico clamoroso nel caso di cessione di Osimhen e qualora non avesse preso uno come Lukaku, perché sai, lì dai un ingaggio Sì, alto certo. all'attaccante, però sei anche convinto, puoi essere convinto sicuro di rivenderlo, cioè tu spendi tanto per Vlahovic che ha 24 anni adesso, pure se dovesse fare 4 anni a un certo livello, a 28 puoi venderlo. Lukaku è un investimento quasi a fondo perduto, no? Perché tu prendi un attaccante del genere, non te lo vai a rivendere a livello di cartellino. Quindi magari il Napoli con determinate condizioni poteva pure trovare un accordo particolare Eh sì, lì per comprarlo Lukaku è da stata casa. proprio la decisione Però di lì, Antonio Conte, esatto. pesa totalmente la scelta allenatore, anche perché è un attaccante che io penso che nessuna squadra, grande squadra di Serie A, tra cui ovviamente anche il Napoli ci mettiamo dentro, avrebbe pensato a Romelu Lukaku con le cifre che tu No. devi sborsare per Romelu Lukaku. Guardi ad altro. Se lo fai è perché l'allenatore si fida tantissimo di quel giocatore, è convinto di farlo rendere al massimo, è convinto che è l'attaccante perfetto per lui, e tu fai uno sforzo perché accontenti Antonio Conte, Sì. e quindi ci sta, ma è l'unico scenario in cui l'acquisto, io non boccio l'acquisto di Lukaku da parte del Napoli, perché con Antonio Conte, te lo chiede Antonio Conte, tu vai dietro all'allenatore, perché è uno di quegli allenatori che o gli vai Io invece dietro un po' e hai lo fiducia, o se boccio. no, no.
È A vero, livello però generale te lo io. boccio sempre, te l'ho detto, sai che non è l'attaccante Poi che apprezzo. totalmente in controtendenza con le super trattative che ha fatto il Napoli. Vendo a 100, ricompro a 40, rivendo a 100, ricompro a 40, 50, rivendo a 100. Qui mi sembra veramente in controtendenza rispetto a tutto quello che ha permesso al Napoli, tra l'altro, di aumentare il valore e il livello della propria rosa e di raggiungere traguardi impressionanti, come per esempio lo scudetto. Con Spalletti in panchina. C'è da aggiungere altro su Vlahovic, sulla Juventus, Rick? No, abbiamo finito, adesso aspettiamo che Vlahovic Rimostriamo la continui. grafica. È tornato in campo, ha segnato contro Manchester City, adesso arriva il Venezia, che è una partita in casa in cui la Juventus deve assolutamente vincere, e Vlahovic deve trovare anche il gol, aumentare le media punti stagionali della Juventus, aumentare la media di gol realizzati della Juventus e anche la Il suo sua, può anche bottino. crescere il suo bottino di gol nell'anno 2024, quindi staccare ulteriormente i competitor. Quindi E usiamo ha la Vlahovic possibilità appuntamento di a sabato sera. migliorare anche, ha la possibilità anche di migliorare questo dato, perché se Eh batti in casa certo. la Juventus da 1,94, magari passiamo a 1,95, così fai un passettino avanti con una chance molto importante sulla carta poco complicata. Rick, grazie, salutiamo tutti, seguiteci sui Grazie social, su YouTube, gli altri contenuti, ce n'è anche un altro sulla Juventus, uno sul caso del Milan dopo le dichiarazioni di Fonseca, tutte le polemiche che si sono accese. C'è il sito calciomercato.it per ogni tipo di aggiornamento, quindi seguiteci e non ve ne pentirete. Ciao Rick, ciao a tutti, un al prossimo abbraccio. video. Ciao ciao. Ciao.